le orme dei cinghiali, queste, queste. Ce ne sono tanti qui, eh? Queste, sì. Ce ne sono. A volte anche di giorno, però. E la notte escono, vedi? Con quello che fanno. Poi questi sono terreni argillosi, sono anche duri. Quindi hanno una forza, diciamo, no, non indifferente. E adesso saliamo. Questa è una scorciatoia, eh? Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Sfinare in maniera adeguata, mettere i filari dritti così, è stata una bella impresa. Io ho preferito fare un impianto, diciamo, mediamente folto, ad alta densità di piante per ettaro, sui 4.000 piante per ettaro. Questo è un vigneto di 6.200 metri, una densità di circa 4.000 piante per ettaro, quindi sono 2.500 piante. I filari sono 2,20 m di distanza e le piantine, le viti, un metro sulla fila. Questo. Allora, ora ti farò vedere come sono fatte le piantine. Queste sono le barbarelle. Il vivaio le dà in mazzetti da 25. Queste sono viti di Tintilia. Viene aperta. E questa è la barbatella. Questa è la barbatella, vedete? Allora, le radici sono già tagliate. Questo è il punto di innesto. Diciamo, questo è il punto di innesto sul quale è stata innestata la Tintilia, la varietà Tintilia. Tutta questa parte si chiama porta innesto, è il selvatico, è una vite americana che è resistente alla fillossera, e su questa vite americana si possono innestare tutti i tipi di vite europea. Quindi praticamente in questo caso la bola Tintilia. Qua ci sono due gemme, due occhi, 1 e 2, che quando praticamente andranno in vegetazione, da lì partirà la pianta. Allora, questo è un filare che avevo cominciato ieri sera. Sembra che sì, tutto ok. Ecco, lungo questo spago per tenere dritto il filare disegno la mia buca e poi si fa così, si avvolgono le bolle radici. Si prende questo attrezzo, si chiama forcina, vedi, è una specie di forchetta, diciamo c'è la forma di una forchetta, c'è il manico, si mettono le radici all'interno e piano piano andrà giù fino all'altezza dell'innesto, qualche centimetro su sopra l'innesto, il punto di innesto. Poi un colpo da una parte, colpo dall'altra e avanti. Bucare, allargare e mettere la piantina. Vedi queste qua? Questa c'ha due radici sole. Questa su va tolta perché è già un po' troppo in superficie. Dobbiamo privilegiare queste due qui affinché vadano giù e si vadano a trovare l'acqua. Perché poi la radice deve scendere per trovare i nutrienti, ma soprattutto l'acqua. Questa fortunatamente è una zona anche ricca d'acqua e non ci dovrebbero essere problemi da questo punto di vista. Eccoci qua. Questa, diciamo, che copre tutta la parte superiore della piantina è paraffina. Viene messa in vivaio per ridurre, eliminare, diciamo, l'evaporazione. Perché questi sono innesti che sono stati fatti l'anno scorso, la scorsa primavera, quindi diciamo durante tutta la stagione primavera, estate, autunno si è sviluppato, diciamo, l'innesto riuscito, è stato potato a due gemme, però dal momento in cui la piantina lascia il vivaio
viene estirpata dai loro terreni fino al momento in cui viene piantumata. Poiché questo è un vivaio che fornisce diciamo tutto il mondo, allora bisogna far sì che la pianta non evapori durante il viaggio, durante lo stoccaggio, e quindi si usa mettere questa paraffina che dopo decade semplicemente con gli agenti atmosferici. Allora, questo è il famoso cipollotto selvatico di cui vanno pazzi i cinghiali. Allora, per cercare anche questo, non solo questo, però soprattutto per cercare questa cosa qui, fanno dei danni perché infilano il muso e sollevano la terra per trovare questo, e però distruggono tutto. Andiamo su al vertice superiore in montagna, andiamo in montagna. Guarda qua, eh? Che spettacolo!